La riconoscete? Prima buca del Rat Trap. Benny, oggi cosa ci spariamo? Oggi ci spariamo una Louisiana. Io e Gigi a sfidare il Rat Trap. Vediamo chi vince. Ci piace. Alla fine d'inverno c'è pieno di Louisiana. Anche noi vogliamo giocare una cavolo di Louisiana. Louisiana. La Luisella, come la chiamo io. Solo che fa un freddo cane e direi che, visto che la buca è 191 metri per arrivare in centro green, giocata dai bianchi, io sparo direttamente una legnata e via andare. 191 al centro green, 190 all'asta, asta praticamente centrale, sì, io vado di legno 5. Oh, ebbene sì, guarda, con anche questo splendore di piccolo T. Tac, tac. No, se no non ci arrivo con un ferro da qua, là. Sto già barbigliando. Allora, oggi meteo è appena finito di piovere e credo la macchina mi dava 6 gradi. Bene. Ottimissimo. Dritta. Oh yes. Se la forza è giusta non è male si patta per il birdie. Io quasi non tirerei. Io quasi non tirerei. Rimasta, ma onestissimo, G, una palla buona c'è, devi solo metterla più vicina adesso. Mozzicone, dicasi mozzicone quando c'è il tee tutto rotto, che però nei par 3 o quando comunque non devi giocare il drive ci sta alla grande. Perché rompere un tee quando ce n'è uno già rotto? Io me li tengo proprio dalla partita precedente. Insieme ai tee normali ho almeno un paio di mozziconi. Non inquinate il mondo, usate i mozziconi. Allora, dato che tu me l'hai messa lì suntuosa, io mi attacco l'asta con un ferretto 4. Vediamo. Yeah. Ah. Bene, yeah. Ho fatto draw. Yeah. Niente, una palla che ti parte lì, di solito finisce a destra della bandiera, a sto giro gira a sinistra. A sto giro l'ho preso un filino sulla punta, mi ha fatto filino di drawettino. Andiamo a vedere chi è più vicino e pattiamo per il birdie. La tua altezza sta perfetta, ma in avant green con il ma si è chiusa di brutto, ma è bellissimo, ho fatto draw. Hai fatto draw. Fantastico. Invece teniamo la tua è un po' lunga, però perfetto, sì sì. Direi la mia. La tua, perché la mia dall'avant green, secondo me, La pendenza. Anche perché qua dobbiamo imbucare. Sì, per battere il Rat Trap bisogna fare birdie. Birdie. Alziamo pitch. Alziamo pitch. Poi marchi la palla, marchi di fianco, così poi posso metterla anch'io. Mettiamo a fianco. Pulire palla. Ma che sta uscendo anche un pallido sole dopo la scrosciata di prima. E noi ci possiamo fare questa sfidina. E adesso Gigi... Dai B, voglio... Tirami fuori coniglio dal cilindro. Il cilindro dal coniglio ti tiro fuori invece. E tiriamo fuori anche una palla dentro. E corri che buona. Ah, appena corta. È l'acquetta che è scesa un lentini pochino. Lentini green, eh? G, c'è da attaccare. Allora, ho visto che è sinistra-destra e devo dargli un pochetto. Eh sì. Poi io che arrivo sempre a giri contati. Questo bagnatone sul green non la fa andare. Bello, come on, bello, come on. Bello. No, non ha girato. Non gira. Mannaggia. Mi è calata la tua no. Però, come si suol dire, nice try. Ci abbiamo provato. Andiamo a chiudere. E poi alla prossima. Tapineggi? Sì. Cioè, tapin... Tapin per modo di dire, eh. Vediamo. Che comunque non è proprio data, però è un facile 3. Lock. A me piace sempre far arrivare la palla fino in fondo alla buca, anche se è già considerato imbucata quando si appoggia, però... ma è la soddisfazione old school, old school, old school. Buca 2, quasi 390 metri con il super bagnato, quindi non ci aspettiamo neanche un centimetro di rotolo. No. Infatti io sto quasi pensando di giocare un legno 3. Oh, attenzione.
volare volava. Appena chiusa. Appena troppo chiusa. Secondo me questa è in raff. Sì. È in raff a sinistra. E a maggior ragione ci potrebbe stare il tuo legno 3. Legno 3, si vede? Si vede. Perché tanto, quando la palla poi non rotola, anche io che la tiro già alta, non ha tanto senso. E in più devo cercare di prendere la pista, quindi un pochino di loft in più mi tiene la palla un po' più ferma e probabilmente, spero almeno, di fare un pochino meno effetti. Il mio train inverno non perde troppa distanza rispetto al drive, tendenzialmente va un pochino più dritto. E dopo una mia palla in raffettina sinistra, la tua staffilata in centropista, direi con che un è più filino che filino di draw anche questa. Oggi mi sono svegliato così. Ma che ce vuoi fa? Sono così a casaccio. Ogni tanto esce addirittura anche draw. 155 metri. Oh, bello sul legno 3. Mamma mia, tiro prima bomba. Io, perché ci sono gli alberi davanti. Io questo drawettino teoricamente non lo so fare. Quindi lo provo. Attenzione. E lascio a te dopo che sei un po' più facilitato, perché ci sono gli alberi esattamente che coprono l'asta. Mi è rimasta dritta. Pochissimo. Praticamente dritta. Flirtato col bunker, è lì altezza asta, ma decisamente a destra. B. Tocca a me. Ma Gigi, io non capisco quali alberi tu veda, perché con la mia palla geoassista praticamente non ci sono piante davanti. Vado via tu tranquillo. E il tuo bel draw naturale. Eccola! Gira, che perfetta, gira, che perfetta. Non gira così tanto, però è a metà strada rispetto alla mia. Alla grande sipata per il Verdi! Sipata per il Verdi! La mia ha flirtato col bancherino. Schivato il bancherino. Però decisamente più lontana. Tu invece, Benny. A sto giro. Ma che bello. Palla in asta. Sai che l'avevo fatta ancora più a destra. Invece si è chiusa proprio all'ultimo. Ma quando c'è da far chiudere la palla a giro, sai che io mi trovo piace, bene. B. È mi il piace. Contrario che. Vabbè, ero tranquillo. Questo era il mio. Quando ho visto l'albero davanti. Tu in realtà non l'avevi neanche visto l'albero. Infatti non capivo di che cosa tu stessi parlando. Ok. Chi tira prima qua, G? Vuoi che vada io? Vuoi andare tu? Ti senti così? Vai tu allora. No, dai, vado io. Guarda, me la sento. Oh, ok. La butto dentro. Archiviamo la questione. Leggera. Vai. Destra-sinistra. Come on, archiviamola. Come on. No, non è scesa. Dove si è fermata? Mannaggia. Mannheimer. Mannaggissima. Mannaggia. A me. Allora, ho visto che la tua all'ultimo non ha chiuso del tutto, quindi sì. È rimasta quasi addirittura andata a destra, quindi io la tiro un po' più forte e nella buca a destra. Vediamo un po'. Me la fai partire praticamente qui. No, invece è cascata tantissimo giù la tua. Sì, tanto. L'ho tirata troppo piano. Tappinizza. Vabbè, tappin. Altro par e per ora noi era trap. Alla pari. Squadra che vince non si cambia, soprattutto turno che vince non si cambia. Quindi bomba. Vai tu. Drive. Mi sento aggressivo. Oggi ti sei svegliato così, mi sento aggressivo. Sì. Poi Louisiana, sapendo che dietro c'è un Gigi Iannuzzelli che la sperde ovunque. Tu mi stimola. No, invece ti ho preso la pista, incredibile. Infatti. E sto giocando anche dei piccoli draw. Io ti dico che oggi è giornata da incorniciare. Questa è perfetta. Mamma mia, alta, piccolo draw. Vola, sì, vola. Volare, l'acqua, vola. Sì, volata facile. Adesso voglio vedere se mi dai i metri. Cioè, devo giocare il drive.
È una buca così stretta. B, non ti offendi se provo a metrarti con il legno 3? No, vabbè, sei allora, incivile. No, c'è una motivazione. Non riesco in alcun modo a giocare un draw, e questa buca è fondamentale farlo, con il drive. Mentre con il legno 3 mi capita spesso di riuscire a fare dei piccoli draw. Oggi mi sta uscendo, quindi io tengo, squadra che vince non si cambia, ho già visto che mi fa quel colpo, lo lascio andare, tiro verso il bunker di destra, a chiudere un pochino, se va tutto bene, comunque ti passo col legno 3. Vediamo! Se va male, tanto tu sei lì perfetto, chi se ne frega. E la cosa bella di una Louisiana è che se il tuo compagno di gioco ti passa, sei contento perché tira il green da più vicino. Sacatum! Oh! Gira, gira! Non so se mi passi, ma non ci vai lontano. Gira! Che flirt con sti bancherini, non è che c'ho proprio il droettone io, a me gira proprio di 0, però ci sto. B? G? Chi è andato più lungo? Veramente di uno 0, aspetta, vediamo se si vede bene. Allora, qua c'è la mia palla. Ma si può. Ok, che questa qua si vede bene. Quella di Benny è questa qua, vabbè. Si vede un granché, però direi che per una questione di centimetri, ok, è più lunga la mia. Te l'avevo detto. È anche messa meglio. Ed è messa in realtà, anche se è proprio al pelo del fairway, è messa meglio come attacco al green, perché l'asta è corta a destra e con un'asta del genere attaccarla senza tutta l'acqua davanti e il bunker dietro, che sarebbe stata la linea di gioco di Benny, è migliore. Quindi al di là dei forse paio di metri di differenza, che era veramente irrisorio, però io sì, col legno 3. Esatto, non è irrisorio il fatto che tu mi hai passato col legno 3. Quindi B, mollami sto 52 gradi. 52 gradi che ti ho leggermente deloftato dopo l'ultimo fitting. Ho un 51 adesso. Dovresti avere esattamente i 100 metri, di solito d'estate però. Esatto, infatti lo devo tirare un po' corposo, vediamo. Presa è presa, forse si è passata appena sotto, si è un sì, filo impennata, infatti è inizio green, è rimasta appena lì, a destra. Appena a destra inizio green. Comunque da lì si patta per il birdie, adesso vediamo un po' che esce da Gigetto. Oltre ne sta. Intanto ho una tecnica fantastica per recuperare un po' di TB2G che non ne avevo. Cioè io li metto giù e tu li tiri su. Lui bene, continua a marcare, io me li metto in tasca e lui continua a rimarcare. Tiri per primo, quindi lascia il tisso. Gigi, ma lo sai che i TB2G li trovi sul nostro sito b2ggolf.it. Marchettate come se non ci fosse un domani. Allora, Benny, io ho il mio 50 gradi, devo fare un bel colpo perché oggi la palla non è che vola proprio così tanto. Benny? Apriti che è perfetta! Benny? Apriti che è perfetta! Benny? Wow! Come on! Palla in asta! Berdino! Dai! Benny! Dai! Berdino! Dai! Roba sì, tua! Va bene, roba ci tua, penso io, ci sta. B, me l'hai inchiodata letteralmente nella van green. Palla infossata. Va che buco che mi hai palla fatto. Palla bagnata. Ok. E anche io ho fatto, guarda che altezza asta spettacolare. Wow. Allora, mettiamo un po' a posto il pitch. Ok, cosa vogliamo sciocco fare? Patto prima io. Vai. Vuoi pattare tu? Visto che ho pattato due volte io e non abbiamo imbucato nulla, invertiamo l'ordine degli addendi. Stai sugli addendi? Addendi? Ok. E vediamo se il risultato cambia. Ordine dei fattori, il risultato non cambia. Allora. Mi abbasso anch'io a vedere la linea, penso a te. Appena. Sì. Sì, qui dentro. Vediamo. Dentro. Interno sinistro. Vediamo. Ok.
come on, urca quanto sta per girare alla fine. Stava per scappare dalla buca e invece Berdino. Berdi tutto tu oltretutto. Aspetta, è vero, non ci ho pensato. Se vuoi farmi giocare anche ogni tanto io volevo. Vabbè, adesso il par 5 puoi farlo anche tutto tu se vuoi, io me ne vado, ciao. Vabbè, sti rami che penzolano davanti al tee. Non male. Bisogna fare attenzione a queste cose. Perché se ci si mette nella zona sbagliata del tee guardando solo la pista, all'altezza di volo di palla rischio di trovare un ramo. Quindi scegliete con cura. Me che vola alta, davvero è proprio in mezzo. Sì, sì. Alta in fade, passi di lì. Alla linea di gioco. Allora, B, dai, fammi sto regalo. Palla in pista. Si chiude appena appena. Piccolo draw. Fairway di sinistra, dai. No, questa mi sa che è un raffettino po' in raffetto. Di sinistra. Sì, è raffetto, vero? Raffetto di sinistra, però sì. Là. Vabbè, niente. Quindi io che faccio? Gli do una trona o provo a prendere la pista per poi avere un lie migliore per tirare in due al green? Ci arriviamo in due al green. Solo se gli dai forte con una trona. Forte con una trona, Gigi. È il momento. Aspetta, Benny. Aiutami a far capire. Allora, c'era quel ramo lì, ma ce n'è un altro anche a destra. A me dava fastidio quello lì a destra. Ah, te dava fastidio quello. Sì. No, io invece ho visto questo. Beh, insomma, comunque sta di fatto che non è proprio facilissimo. Allora, tee un po' alto perché voglio troneggiare. Gli diamo una bella. Dai, Ede, forza. Bella alta che sicuramente non ci regala in rotolo. Pronto? Porca vacca. L'ho presa. Vabbè, ciao, qua mi dai 40 metri. Ciaone, ciaone, presa bomba. Ciaone. Alla B. B. G. Hai recuperato la palla? Sì, laggiù in fondo indietro. E per una volta che sono in centropista, fammela godere. Poi scusami, in una Louisiana ti spiace? No, 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 ho messo infatti sta palla. Allora, siamo appena oltre il bunker di destra, abbiamo preso 245 all'asta che è leggermente lunga in centro al green. Cominci tu con un legnetto, vediamo. Legnetti. Diciamo che abbiamo 2,30 per volare il bunker del green. Ho provato a dargli tutto. Hai preso l'albero, niente, preso albero, palla giù, va bene. Questa è una di quelle situazioni dove non sapevo di non arrivarci, ho provato ad andare fuori giri, ho perso completamente il controllo. Questa è una delle cose che succede in Louisiana, a volte per dargli, perché ti sembra sempre di dover fare quel po' in più, bravo, si va completamente fuori giri. Sì, il problema è che adesso mi hai lasciato da solo, io volevo tirare una sabongia. Ma tanto mai fai birdie da solo? Dai, io tiro una sabongia lo stesso. Così mi piace. E tanto la tua è caduta là sotto, al massimo abbiamo, credo, un piccettino da sotto gli alberi per andare verso il green. Però, insomma, è una luisella, durante la luisella bisogna dargli. La sabongia si chiude un po' anche a me si è chiusa un pelo. Però vabbè, in realtà sta andando verso la parte aperta. Da quando giochi in draw, Gigi? B, abbiamo flirtato abbastanza con l'out vicino al green. Però quindi bisogna andare a vedere. Secondo me è lì. Precisa? Sta lì? Dai, allontana dall'out, è bagnato. Fosse stato asciutto, rimbalza lì, era. Hai ragione, quasi andiamo secco a vedere. Avevi ragione, non era lontanissima dall'out. No, abbiamo flirtato, hai ragione. Allora, terreno duro, molto rischioso. Col terreno floscio di questo momento è perfetta e si è fermata. Allora, abbiamo un bel colpetto a correre. Tu come me lo giochi? Scuzzetto, chip pat. Guarda, siamo nella zona del chip pat. Una pendolatona, posizione da pat e via. Bella, bassa a rotolare. Ma aspetta, una pendenzina a destra che non c'era perché no, ho fatto un errore.
non sono salito qui a vedere com'era il green. Sì, hai ragione. Ci sta perché sempre di venire a vedere, perché io ho visto questo gradino qua, tutto pendente a destra, invece qui è già la zona dove diventa praticamente dritto in salita. Da dove eravamo sembrava potesse prendere quella pendenza, e bello è che questo è il campo dove abbiamo sempre giocato, pensa a te. Bravi, bravi, bene, bene. Complimenti. Sì, però adesso tu hai un'informazione in più. Ok, sì, ho delle info in più, però non è proprio l'approccio più semplice, non c'è niente davanti, però quando il terreno è un po' morbidino è molto difficile capire quanto spinnerà. Infatti tu hai fatto un colpo perfetto, perché facendolo scivolare hai avuto meno problemi, infatti altezza asta. Colpo io che non, a zero spin. Io che voglio fare un po' di scozzetto, che mi prende sempre un po' di spin, sarà da dosare, però proviamo, vediamo. Scuzzo alla Gigi, spinna sulla salita. Benny è dritta come un fuso, dai. Però mi è rimasta un po' corta perché ha dato quel colpetto di spin e poi non è riuscita più a fare tutta bene la salita con verve. Però, non lo so, forse è più vicina alla mia. Andiamo a vedere. Allora, intanto tiro su un pitch che... che non è tuo, no, ma è, sembra no. Fosse il tuo. Però, sai che questa è la classica situazione da Louisiana dove dare un'occhiata veloce alla pendenza dei due putt ci potrebbe aiutare un pochino. La tua è sinistra-destra abbastanza leggibile. La mia è più destra-sinistra, che è una cosa che mi piace di più. Quale preferisci tu? Se io dovessi pattare, sceglierei la mia, allora, sinistra-destra. Allora, dato che quello di prima l'ho imbucato io, e questo devi imbucare tu, e tu a te piace il sinistra-destra, andiamo con la tua sinistra-destra, però adesso pretendo che tu me la imbuchi. Va bene, però parti prima tu. Va bene. Dato che tanto hai detto che imbuchi tu, dopo io ti tiro piano piano solo per farti vedere un po' la pendenzina. Cioè la sbaglia apposta corto per farmi vedere. No, non è vero. Mi sembra una buona cosa. mi sono solo portato avanti per avere meno carico psicologico. Allora, io però, sai che ti dico, che te la tiro dritta. Vediamo cosa succede. Tirata moscia. Ha preso una pendenza che non so neanche se esiste, l'ho tirata di M, non c'è un altro modo per dirlo, quindi, però dato che avevi detto che avresti imbucato tu, io me lavo le mani. Sì, sì. Ciao, ciao. Ok, me la godo da questo lato, tra l'altro io ti ho dichiarato un sinistra-destra, poi mentre ero sulla palla l'ho tirata dritta ed è in realtà è andata destra-sinistra. Perfetto. Quindi, ti ho dato sicurezza, diciamo, che in una Louisiana è fondamentale. No, dai, corto. Dai, no, dai, ma non si può. Mi ero concentrato perfetto sulla linea per visualizzare il punto e poi non ci ho tirato. Cioè, abbiamo fatto birdie alla buca tricky tirando drive e legno 3 a tuono e non siamo riusciti a fare il birdie al par 5. Questo dove teoricamente, grazie a due ottimi colpi tuoi, eravamo in condizioni di netto vantaggio. Mamma. Ma così è il gioco del golf. Quindi finiamo meno uno il nostro Rat Trap Louisiana Azure. Invernale. Invernale. A voi piacciono le sfide Louisiana? Vi piace giocare Louisiana a 2, a 4, a 5 ogni tanto? Col morto, senza col morto. Senza morto, tutti vivi. Chi le tira di più offre da bere? La Louisiana che preferite? Raccontateci le vostre esperienze dalla Louisiana qui sotto nei commenti. Commenti e ci sta. Non va un c***o la palla, se la sta appena appena lunga tiro il legno 5. Test 1, 2, 3. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Com'era esattamente un buon c***o? La palla non va avanti in inverno e quindi, visto che giochiamo anche dai bianchi, legno a manetta. E sto cercando la tua palla che mi hai dato prima, ma non la trovo. Volevo ridartela, me la terrò io. Sì, inventane un'altra. Due conigli. Cioè, conigli. Due conigli che ci guardano. Conigli. Ma Benny,
ti stanno guardando dicendo, ma davvero legno 5? 191 al centro del green, 190 all'asta. Rifai. Scusa, mi sono inciampato col dito.